ragazzi, buongiorno, bentornati su Bruce Garage. Siamo sulla fantastica Mercedes Coupé. Allora, voi sapete che non tutte le auto che io possiedo mi terrò, anche perché mi piace cambiare, mi piace farvi vedere come le prendo, come le sistemiamo, come le rimettiamo in pista e poi cederle ad altri custodi appassionati, si spera. Allora, sto ultimando di fare gli ultimi lavoretti, volevo farla vedere a Dani dell'Autodream 24, che ancora non l'ha vista a modo, l'ha vista di sfuggita. Andiamo a fare un controllo sull'aria condizionata. Voi sapete che io lavoro con diversi meccanici che per me sono tutti bravissimi, speciali e unici per alcune capacità che essi abbiano. Quindi, essendo uno che vuole molto bene alle macchine, io di dottori ne guardo sempre 2, 3, 4, ma non per mancanza di fiducia, ma proprio per eccesso sia di affetto nei loro confronti che di zelo, cioè io voglio che la macchina sia perfetta. Andiamo all'Autodream 24 e se volete sappiate che lei è già inserzionata da qualche giorno. Dall'estero praticamente ho ricevuto l'immediata disponibilità a venirsela a prendere, ma io sto tenendo duro perché vorrei che rimanesse in Italia, anche perché non ho fretta di vendere. La trovate inserzionata su AutoScout, chiaramente sono partito da una cifra che si confà alle condizioni speciali e uniche della vettura, poi tutto è trattabile, ragazzi. Cioè, se siete veramente interessati, fatemi la vostra offerta. Vi ricordo che ha 42.000 km, un 91, 8 valvole, quindi quella che ancora non ha appunto problemi di strozzature di catalizzatori e soprattutto problemi di guaine in materiali riciclati, che come sappiamo si rompono, danno luogo poi a cortocircuiti, a fili che vanno a massa e centraline da migliaia e migliaia di euro che saltano. Per questo ho cercato una 8 valvole. Poi la fortuna ha voluto che io la trovassi così bella, uniproprietario, tutta prima vernice praticamente, terno in pelle, tetto apribile, cambio automatico, una vera capsula del tempo, ragazzi, per come è tenuta, per come sono stati fatti questi 42.555 km. Esagerati, uniproprietario Don, macchina veramente che è un piacere starci sopra, ragazzi. Cioè, io oggi dovevo andare al Mimo, poi ho iniziato a vedere i programmi, solo praticamente una grandissima, grandissima pubblicità ai mezzi elettrici. Io non ce la faccio, ragazzi, mi dispiace. Andrò invece domenica mattina alle 8 a Pandino al raduno più grande d'Europa di Panda. Ecco, lì ci andrò. Mi troverete allo stand della Mafra, copriremo la manifestazione. Adesso andiamo a salutare Daniele e Marco dell'Autodream. Andiamo a fare un ulteriore lavoretto di filo, un ulteriore controllo di filo a questa macchina. Ciao. Gli avviatori di emergenza professionali presentati da BP sono unici e all'avanguardia. Tanti modelli per tutte le esigenze. State con Start Booster, buon avviamento a tutti e solo cose svizzere, ragazzi. Un bel ghiacciolino, ragazzi. Ciao Dani, come stai? Ciao a tutti. Bentornato sul canale. Vabbè, ti hanno visto nell'ultimo video che abbiamo messo il video del cambio Steptronic. Già. Allora, ragazzi. Niente, siamo qui. L'aria condizionata va, ma non è fredda come mi piace a me. Allora, vedete, proviamo a fare un check. Ma hai visto tutti i serraggi rossi? Sì. Di fabbrica, micidiale. Fa paura. Micidiale. Veramente paura sta macchina. Capsule del tempo così se ne trovano veramente pochissime, se non c'è, onestamente. Veramente bella. Bellissima. Bella, bella. Uè, meno male. Nuovo di pack. Paura. Ragazzi, chi avrà la fortuna di comprarsi questo mezzo entrerà in una dimensione di viaggio nel tempo, che è la stessa che provo io e provano, lo vedo, lo leggo negli occhi di chi la vede la prima volta. Invece quella che arriva la settimana prossima, Dani, c'è da lavorarci un po'. Minchiate, eh. Minchia, vedrà che mezzo. Dovete aspettare. E anche per quello che poi qualcuno la vendo, perché insomma,
va bene tutto. No, non è che sono lo presto, che faccio il collezionista di auto. Le facciamo vedere anche un po' sul canale, insomma, e poi le cediamo ad altri appassionati. È giusto che sia. Dai, niente, adesso facciamo un tratto. Scusate, non si parla quando si mangia, ma fa un caldo. Fa un caldo, ragazzi. Chiedo scusa a tutti. Allora, qua si può leggere praticamente quanto gas dell'aria condizionata ci va dentro, giusto? Sì, esatto. Te lo ricordavi a memoria? Me lo ricordavo a memoria. E allora, appena finito il gelato, abbiamo trovato anche l'ugellino, il rubinetto. Uno. L'altro è qua. Due colori. Ok, abbiamo il macchinone. Come funziona, Dani, il vuoto, il pieno? Adesso mettiamo la macchinetta, fa tutto in automatico questa, quindi praticamente prima tira via il gas, dopodiché fa il vuoto, tira via l'olio, aggiunge l'olio e spara dentro il gas. Quindi si fa il vuoto e più efficienza abbiamo dopo. Più si fa il vuoto, più efficienza abbiamo dopo. È questo che volevo farvi dire da lui. Io poi conosco queste cose, perché grazie a Dio i condizionatori, proprio già da questi anni qua c'erano i condizionatori sulle macchine di mio padre. Allora, ragazzi, basta che non lo metti online. No, rido perché avevo iniziato il video ma non era partito, era la foto. Allora, niente, questa macchina, essendo del 91, ha ancora il gas quello vecchio vecchio, com'è, l'R12, vero? L'R12 praticamente può essere rimpiazzato dal 134. Il consiglio che vi diamo però è di non riempire gli impianti al massimo, che sono impianti comunque datati. Quindi qui dice 1,1 kg, ma noi ne metteremo massimo 700 grammi. Preferisco avere l'aria un po' meno fresca, ma evitare che possa esplodere qualche tubo. Poi io ragiono così, lui ragiona così, il Pighetti ragiona così, Pappa Eugenio ragiona così, se voi ragionate diversamente fate hobbies, poi se vi scoppia l'impianto non dite che lo zio Bruce non me l'ha detto. 700 grammi, gli facciamo il vuoto? Esatto, facciamo tutto il processo. Niente, in buona sostanza abbiamo messo poi degli adattatori, perché questi gli ugellini avevano una sezione praticamente inferiore rispetto a loro. E niente, ci sono degli adattatori, ma non è un problema mettere dentro il 134 anziché l'R12. Guarda lì. Allora, impianto caricato. Adesso mettiamo in moto il motore e vediamo di... Ta-tan, ta-tan, ta-tan. Allora, la Mercedes praticamente ha l'aria condizionata sempre accesa. Se tu la vuoi spegnere, praticamente devi schiacciare il tasto EC. Si accende la spia rossa, come vedete. In questo caso il condizionatore non sta andando. Quando invece lei è normalmente così, con tutte le spie non accese, ha sempre l'aria condizionata che va nel momento in cui aprite l'aria. Allora, qua esce bella fresca. Ok, adesso anche delle bocchette laterali. Perfetto, perfetto. Ah, che bello, che bello. Già va l'aria fredda. No, no, va, già va. Sensore vita verde, quindi ci siamo.
Sì, appena messo in moto dalle bocchette laterali usciva un po' più caldo. Questo è l'esito, è sulla parte verde, okay, la lancetta. Questa no, perché giustamente abbiamo attaccato solo una, perché avendo solo un adattatore abbiamo dovuto farlo. Abbiamo fatto la bassa o l'alta pressione? Che cazzo abbiamo fatto? L'alta pressione. È carico, basta, l'aria, possiamo spegnerlo? L'aria arriva? Sì, 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 adesso voi non la potete sentire, però. Sentila. Se vogliamo accelerare un pochettino, se vuoi mettiamo il termometro e vediamo quanto... Mi sembra che in mezzo sia molto più freddo che lateralmente, ma di niente, eh. Forse è anche una questione solo di flusso d'aria, Dani, in verità. Ma perché caldo fa caldo. Avete mai visto che bella sta Jaguarina? Non è male, eh. Sport. Quanti chilometri ha, Dani? 12.000 chilometri, cazzarola, vetri neri, rosso bellissimo. Dove l'ho messo le chiavi? Ma l'ho appena guidata, non è anche bene, devo dire, eh. Bisogna vedere sul lungo periodo, però 12.000 chilometri. Metti il termometro nella bocchetta centrale, sì. Vediamo a quanti gradi arriva la temperatura. Accelero un pochettino così mandiamo bene in circolo tutta l'aria. E vediamo. Allora. Siete contenti del volantino giusto originale? Mamma mia che rompiballo. Non mi piaceva moltissimo anche il Nardi, ma il Nardi me lo metto sul 320 Bau. Comunque ragazzi, le macchine che ho deciso di vendere sono essenzialmente la Mercedes e la Golf. Sulla Bauer non sono pronto. Ho provato l'anno scorso, fortunatamente la voleva solo un olandese e non glielo date. Non glielo date perché mi sentivo male a non vederla più in Italia, a non saperla più in Italia. Poi è vero anche che quando uno vende chi se ne frega. Però io cerco di essere un po' romantico e quindi vorrei rimanere in Italia. Vediamo quanti gradi è. 15,6 gradi. Perfetto. Tac, tac. E via, che Sam. Siamo contenti, un'altra giornata con la Mercedes. Volevo portarla anche in Autodream perché è andata dal Pighetti. È andata da Peppe Ruggeri. Era giusto che la vedesse anche Dani e facesse qualcosina anche Dani. Sempre nell'ottica, come dicevo all'inizio del video, non di aver bisogno di più meccanici perché uno dubiti, per l'amor di Dio, ma perché quando uno tiene a qualcosa, una persona, un oggetto, è sempre meglio farla vedere a più dottori. Anche perché io lavoro con diversi dottori, quindi bisogna essere giusti. Basta, siamo contenti. Vediamo Dani, dov'è? Salutiamo dopo. Bene, io l'ho fermata a 15. Scendeva, che arrivava a 8-9 gradi. Carica da paura. Dani, grazie mille. Niente. Sei contento di averla vista, averci messo un po' mano anche te? Ah, giustamente. Giusto il mio tocchettino. Esatto, dai. Esatto. Bravo. Abbiamo trovato, avete visto, avevamo degli adattatori, perché qui sono più piccoli, gli ugellini. Quindi abbiamo messo dei... Niente. Per forza, non riuscivo a fare niente. E basta, adesso è a posto. Veramente di tutto, non credo ci sia. C'è il gomme. Sono nuova, pulita, luccica. La carrozzeria è perfetta. Domani con Dado, The Detail, finiamo di fare il tetto, che è l'ultima parte che ci mancava da fare, dove ci sono ancora un po' di swirl. Una pulita generale agli interni, che come vedete sono già nuovi, perfetti, intonsi. Questo è il mio sedere, che ha lasciato la forma. E niente, sotto qui ci sono dei tappetini nuovi di zecca. Vediamo che tappetini sono. Con logo Mercedes, nuovi di zecca. Guardate che roba, guardate la moquette sotto. Peccato anche metterci i piedi, guarda. Sì, no, ma infatti sono bellissimi sti tappetini qua, tipo zerbino. Perché sei sicuro di non fare male alla macchina, di non sporcarla. Poi se uno non gli piace, uno se li toglie. Basta, siamo felici anche oggi. Un saluto a tutti dall'Auto Dream, da Dani, Bruce e alle prochaine fois. Ciao ragazzi.